Ciao a tutti italiani, come stiamo? Tutto bene? Oggi parliamo di un tema. Oggi parliamo di un argomento, scusate, il mio italiano è pessimo. Di un argomento che sono i punti neri nell'impasto, ok? Perché ci sono quei punti neri dell'impasto? Stando sempre nei gruppi di pizzaioli in Facebook, sto vedo sempre le stesse domande molte volte, per questo mi aiutano anche a cacciare i miei video, a cercare lì i miei video, a spulciare lì, a trovare i video che posso fare, che possono interessare. I punti neri, ho visto commenti nel Facebook, in questi gruppi, dove dicono che è buonissimo perché è una grandissima maturazione, diciamo, una buonissima maturazione dell'impasto. Quando fai punti neri vuol dire che arrivi al massimo, che è buonissimo avere quei punti neri sulla farina, diciamo, sull'impasto. Però io so anche, perché l'ho visto per esperienza personale, che quei punti neri possono essere anche un disastro per l'impasto, ossia stare al limite tra l'impasto buono, croccante, sì, però dopo un po' lo butti quell'impasto perché mangia completamente gli zuccheri. Qui parliamo degli amidi e degli zuccheri poi alla fine, perché quando nascono quei punti neri? Quei punti neri nascono quando quando comincia la fermentazione. Dipendendo dagli zuccheri, dai componenti che ha la farina, da lì dipende tutto, no? La cosa più importante sta in quello. Se è una farina debole, sicuramente quei punti neri, una 200, una 220, una 180 DW, no? DW, no? Sicuramente quella farina ha vita corta, vita breve, sicuramente in 24 ore già quella farina farà quei punti neri. Una farina da 360 a 380, stiamo sicuri che quei punti neri, se ben conservata in una buona fermentazione, sicuramente ben conservata anche nei frigo, ti può durare anche 4-5 giorni senza problemi, perché è piena di zuccheri, perché il lievito comunque tarda di più a mangiare gli zuccheri, quindi rimane vivo. Nel momento che l'impasto finisce gli zuccheri, perché il lievito l'ha mangiati, per esempio, o perché, peggiora ancora, non è proprio partita la lievitazione e quindi c'è una sorta di perdita completamente della forza diciamo dell'impasto, e quindi se non lievita completamente può essere che già dopo qualche ora già l'impasto, per esempio, fare un impasto e metterlo in frigo direttamente senza aspettare che cominci la lievitazione. In questo modo l'impasto può essere anche che in un giorno c'è l'impasto già con i punti neri. Che significa? Perché? Perché il lievito non si è svegliato, non ha cominciato a mangiare, diciamo, e quindi non ha cominciato a tirar fuori ossigeno, a riempirsi di aria, ok? Perché noi dobbiamo bloccare l'impasto nel frigorifero quando già l'impasto è pieno d'aria. Allora sì, si può bloccare perché è già partita la fermentazione, il lievito si è svegliato alla temperatura ideale, ha cominciato a mangiare e trasformare quello che mangia in aria. Ok, lo dico così, semplicemente, para che lo dovete capire bene, semplice. Ok, quindi quei punti neri che sono? La mancanza di zuccheri. Quei punti neri sono semplicemente quando l'impasto dice basta, non ce la faccio più. Non ce la faccio più, cucinami adesso perché già domani se c'ho i punti neri, noi in gergo nella strada, diciamo, lo chiamavamo la pasta integrale, l'impasto integrale, che sembra quasi un impasto integrale per quanti punti neri ha sopra. E quella è proprio la perdita di zuccheri, ok? Quindi i punti neri sono la perdita di zuccheri dell'impasto. Più una farina è debole, meno vita ha, ok? Più una farina è forte, e più vita ha, quindi tarderanno a uscire quei punti, ok? Quindi qua anche, quindi bisogna parlare di questo, è vero, perché quando arrivi ad avere quei punti l'impasto è arrivato ad assorbire tutta, a tirar fuori, diciamo, il massimo di sé, no? Effettivamente è buonissimo, però c'è sempre quel limite, quella soglia limite dove può passare da essere buonissimo a diventare, a perdere completamente la consistenza, che lo tocchi e si rompe nelle mani, e lì è quando vuol dire che già l'impasto è finito, ok? Quindi è un rischio arrivare a quei punti neri, è vero che è buono, però comunque è un rischio, anche nella cottura è un rischio avere quei punti neri. Se cucini col forno a legna a 500 gradi, avere quei punti neri, se la cucini con il massimo della temperatura, quei punti neri si trasformeranno in bolle nere, quindi la pizza sembrerà tutta bruciata. Ed è complicato, quello che facevo io, il mio segreto, era quando aveva tanti punti neri così nel forno a legna, cucinarlo a bocca di forno, sempre molto vicino, dove non gli arrivasse tantissimo, quindi non c'era quella forza
terribile del cambio di temperatura a 500 gradi, un impasto che già stava mezzo morto perché i zuccheri già non c'erano più, il lievito già aveva finito la sua azione per completo, no? E quindi era complicato cucinarlo, bisogna abbassare un po' il forno a 400, a 380 un forno a legna, quindi cucinarlo davanti, perché sennò c'è la reazione che le bolle nere tutte bruciate ed è terribile, ok? Quindi quelle bolle nere, i punti neri sono una cosa buona, ma anche una cosa terribile può essere, perché se poi non si consuma quell'impasto il giorno dopo lo butti, ok? Quindi è importantissimo per i punti neri gli zuccheri, studiamo sempre le farine per sapere quello che c'è dentro delle farine. Se sappiamo quello che c'è dentro delle farine possiamo fare un impasto veramente a regola d'arte, però se non sappiamo, se compriamo una farina e non sappiamo quello che è, la resistenza, le zuccheri che ha, gli amidi, la proteina, se non sappiamo quello non faremo mai un impasto professionale, ok? Bueno, ho cambiato discorso, ho girato un po', forse mi sono pure un po' perso in altri argomenti, no? Però continuiamo in questi argomenti, scrivetemi i commenti, così parlo un po' italiano, perché è difficile qua che parlo italiano, parlo sempre altre lingue, ok? Grazie ragazzi, forza Italia, usciremo pure da questa.